Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità. L'assessore all'istruzione e ai rapporti con l'Università del Comune Metelliano Armando Lamberti ha voluto rivolgere un messaggio agli studenti, protagonisti di questa tappa importante della loro vita. Nel duplice ruolo di assessore alla pubblica istruzione e di assessore ai rapporti con l'università, io non posso non rivolgere un augurio di cuore a tutti questi ragazzi che ovviamente con quell'ansia, con quella trepidazione e con quell'attesa che ognuno di noi che ha vissuto quell'esperienza ha provato, bene, oggi si misurano con questo appuntamento importante per la loro vita, perché l'esame di Stato, si sa, rappresenta una sorta di svolta nella vita di uno studente. Per cui, in questi giorni pieni di ansia, pieni di attesa e anche di grande determinazione, bene, io penso che tutti questi ragazzi vadano accompagnati, vadano incoraggiati, vadano sostenuti, perché è un momento importante della loro vita. Attraverso questo momento, si costruisce anche il futuro, e a loro auguro di riuscire a realizzare i sogni che ovviamente portano dentro di loro, ricordando che una persona che smette di sognare smette di vivere. Quindi a loro dico: continuate a coltivare i vostri sogni e lavorate per poterli realizzare. Un grande cardinale amava ripetere: la forza di un cristiano sta nel trasformare un sogno in realtà, e io auguro loro di riuscire a realizzare tutti i sogni. E per gli studenti la prima prova della mattina è stata la rilevazione della temperatura. Vediamo le impressioni dei maturandi salernitani ai tempi del Covid-19. Il primo test non è un esame scritto, ma la rilevazione della temperatura. L'esame di maturità ai tempi del Covid sostituisce il compito di matematica con i numeri sul termometro, lascia passare d'obbligo prima di poter fare ingresso, sorvegliati anche da rappresentanti della Protezione Civile e della Croce Rossa, tra i banchi dopo 4 mesi di stop e facendo attenzione al distanziamento. Poi l'emozione resta quella di sempre, palpabile tra i candidati. Saranno poco più di 14.000 in provincia di Salerno, ma anche tra i genitori, uno solo dei quali è ammesso ad assistere alla prova del proprio figlio. Fiori e fuochi d'artificio in carta accompagnano il gel igienizzante all'ingresso e all'uscita dei candidati, alle prese con una maxi prova di colloquio orale che riassume tutte le prove precedenti. Commissione interna, presidente esterno ed un accesso, come dicevamo, alla scuola sorvegliato da operatori scolastici, ma anche dai militari della Croce Rossa che, per esempio, davanti all'ingresso del liceo classico e scientifico De Santis di Salerno, hanno controllato il rispetto delle regole di distanziamento e sorvegliato sugli studenti, che qualche critica sì l'hanno mossa, soprattutto sulla confusione che è stata generata prima di definire le modalità con cui sostenere l'esame. Oggi la maggior parte di loro è però d'accordo sul fatto che, superata la difficoltà di doversi preparare a distanza senza poter avere un confronto costante e continuo con i propri docenti, questo tipo di esame è apparso certamente più semplice del tradizionale. Appena terminato l'esame di maturità, l'emozione resta la stessa. Infatti sto ancora in ansia, non ci credo che è finita. Hai accolto queste modalità diverse da quelle tradizionali? In maniera positiva, anche perché a differenza di ciò che si pensa sono contenta delle modalità adottate, comunque c'è sanificazione, tutto igienizzato, le rispettive distanze tra i professori e anche lo schermo, perché noi abbiamo interagito con i professori attraverso uno schermo e senza l'utilizzo della mascherina per poter comunicare meglio. Quanto è durato l'esame? Un'ora.
chiudere, lei ha voluto assistere all'esame di sua figlia, le è stato consentito ovviamente con tutte le regole di distanziamento? Sì, assolutamente sì, e sono ancora emozionata. Non toglie questo tipo di modalità nessun tipo di emozione? No, no, assolutamente, mi stanno tremando ancora le gambe per lei, bello, è stato bello, mi sono commossa dentro, beh, sono contenta, speriamo bene. La verità, ho provato forti forti emozioni, anche se all'inizio avevo molta paura, essendo appunto il primo a svolgere questa modalità d'esame. Ho avuto la fortuna che comunque i professori mi hanno confortato, mi sono preparato abbastanza bene anche nell'arco di questi 5 anni e di conseguenza è andato tutto per il meglio. Facile o più difficile l'esame post-Covid? Beh, né difficile né facile, una via di mezzo, anche perché gli ultimi mesi senza professori, senza il rapporto con i professori, con la DAD che funzionava e non funzionava, si sono sentiti, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti di cittadinanza e costituzione, la preparazione, diciamo, al percorso interdisciplinare, ma fortunatamente, diciamo, con una buona base di fondo, ripetendo tanto tanto, si riesce a svolgere facilmente. E adesso passiamo alla cronaca. Telefonavano in tribunale per un finto allarme bomba. A Nocera Inferiore sono finite nei guai 3 persone. Vediamo. Al fine di far saltare le udienze, un gruppo di malviventi telefonava al commissariato di polizia ed al centralino del tribunale di Nocera Inferiore per avvertire in forma anonima della presenza di una bomba. Chiamate che partivano da una SIM per cellulari intestata ad un extracomunitario irrintracciabile da anni. La procura di Nocera Inferiore ha individuato i presunti autori di quelle telefonate ed ora, secondo l'accusa, che oggi ha provveduto a far notificare dai carabinieri un avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad architettare il tutto sarebbe stato un pregiudicato, aiutato da un amico e da una donna. Per il procuratore capo Antonio Centore ed il PM che ha condotto l'indagine, Anna Chiara Fasano, i 3 malfattori ora devono rispondere di sostituzione di persona, ricettazione e procurato allarme, tutti reati finalizzati a causare la sospensione delle udienze presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Caccia al ladro a Capaccio Pestum. Una donna è stata derubata in pieno centro urbano dopo aver parcheggiato l'auto. Derubata in pieno centro urbano dopo aver parcheggiato l'auto. Il colpo è avvenuto lungo il centralissimo Viale della Repubblica nel tardo pomeriggio di ieri, ai danni di una giovane mamma di Capaccio Pestum. La donna, mentre si accingeva a scendere dalla sua Mercedes Coupé, è stata infatti avvicinata da uno sconosciuto che, con il volto travisato da mascherina anti-Covid e berretto, si è introdotto nell'abitacolo della vettura dall'altra portiera anteriore, portando via una borsa di una nota griff di moda contenente oggetti personali, portafoglio con circa 600 euro in banconote di vario taglio, carte di credito e documenti. Accortasi immediatamente del furto, la vittima ha cercato invano di gridare per chiedere aiuto e dare l'allarme, ma il ladro si è rapidamente dileguato a bordo di un'auto guidata da un complice che lo attendeva a pochi metri di distanza. Sotto shock, la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che ora indagano per cercare di risalire agli autori del furto. Già acquisite le immagini di videosorveglianza di tutte le telecamere installate nella zona. È presumibile che i ladri, attratti dalla vettura di lusso e notata la borsa firmata di valore, abbiano dapprima pedinato la donna in attesa di cogliere il momento giusto per derubarla. E torniamo a Cava dei Tirreni. Sono cominciati i lavori di abbattimento dell'ex sedimentatore situato ai piedi dell'abbazia benedettina. L'intervento rientra nell'ambito del progetto di adeguamento e potenziamento del sistema fognario del corpo di cava. Proseguono a ritmo serrato i lavori di adeguamento e potenziamento del sistema fognario a Cava dei Tirreni ed in particolar modo alla frazione Corpo di Cava. Infatti, nell'ambito del grande progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno, è compresa anche la realizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento del sistema fognario di Corpo di Cava.
Esso consiste nella sistemazione delle condotte fognarie del centro dell'antica frazione in uno con la realizzazione della condotta di adduzione dei reflui fino agli impianti di sollevamento ubicati in piazza San Francesco, ciò per il trasferimento delle portate nere della rete fognaria di adduzione del depuratore di Nocera. L'obiettivo dell'intervento, finanziato dall'ente provincia ma redatto dal comune di Cava dei Tirreni, è quello di evitare lo scarico dei reflui all'interno del vallone Bonea, il cui recapito finale è il litorale del comune di Vietri sul Mare. Da alcuni giorni, nell'area sottostante l'abbazia benedettina, sono in corso i lavori di abbattimento delle strutture del vecchio sedimentatore, un vero e proprio mostro che deturpava la zona da oltre mezzo secolo. Al suo posto sarà realizzata una vasca interrata che raccoglierà i reflui della frazione Corpo di Cava e del complesso monastico dei Benedettini e che da lì saranno trasportati con vari sistemi di sollevamento verso il depuratore di Nocera. Il comune di Cava dei Tirreni, insieme ai volontari che negli anni scorsi si sono prodigati per dare decoro all'area della Fristola, sta vagliando una serie di progetti per riqualificare l'intera zona. E ora ci spostiamo in costiera. Un questionario per i turisti e una gestione delle spiagge libere in sicurezza. Ecco come si prepara il comune di Maiori per l'estate anti-Covid-19. Acquisire informazioni preziose, utili a monitorare la situazione sanitaria del territorio. È questa la ragione che ha spinto l'amministrazione comunale di Maiori ad invitare tutti gli imprenditori della filiera turistica, come i titolari di strutture ricettive alberghiere ed ex alberghiere, degli stabilimenti balneari, di pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie, ed anche i titolari di attività di servizi di supporto al turismo, quali agenzie di viaggi, servizi turistici, servizi di noleggio e titolari di licenze di taxi, a sottoporre un breve questionario a tutti gli ospiti che sceglieranno Maiori come meta turistica per la stagione estiva 2020. Il questionario, denominato Turismo e Sicurezza, scaricabile sul portale istituzionale dell'ente anche in lingua inglese, rappresenta solo uno degli strumenti messi in campo dall'amministrazione retta dal sindaco Antonio Capone, al fine di garantire un turismo responsabile ed in linea con le disposizioni di legge anti-Covid-19 emanate dal governo. Delicata anche la gestione delle spiagge libere presenti sul territorio e proprio su questo argomento abbiamo sentito il sindaco Antonio Capone. Io sono molto abbastanza soddisfatto del sistema che abbiamo messo in campo. In modo particolare, diciamo, noi teniamo moltissimo a quella che è la sicurezza dei turisti piuttosto che dei concittadini nell'utilizzo dell'arenile, quindi sicurezza e prevenzione dal contagio, quindi tutti i protocolli che sono stati indicati dalla Regione Campania e dal Governo Nazionale sono stati applicati in convenzione con coloro che tenevano già delle concessioni demaniali su quei tratti di arenile, tipo noleggio, Padalò e quant'altro. Essi che cosa fanno? Tracciano tutte le persone che arrivano in spiagge, che comunque rimangono libere, a fruizione libera e gratuita. Hanno indicato dei segnaposti, con dei segnaposti di spazi da utilizzare, e le persone molto semplicemente chiamano dei numeri che sono stati indicati da parte di queste persone e da parte, diciamo, del comune, prenotano lo spazio e vanno in spiaggia e usufruiscono di quel pezzo di spiaggette, di luogo a loro dedicato, quei famosi 10 metri quadrati, in modo gratuito. Possono portare l'ombrellone, la sedia e quant'altro in quello spazio. Là, poi, per venire incontro a quelle che sono le esigenze di ricettività della spiaggia in relazione agli ospiti che arrivano da territori, da altri territori, la prenotazione avverrà lo stesso, e queste persone hanno la possibilità di preinstallare gli ombrelloni o le sedie che hanno, insomma, nella propria disponibilità. Quindi noi vogliamo garantire con questo sistema la fruizione libera da parte dei nostri cittadini, concittadini, da parte di tutta. Però non vogliamo perdere la possibilità da parte di persone che arrivano da altri territori di poter venire a Maiori, soggiornare e pernottare nei nostri B&B, nelle nostre case vacanze, nei nostri alberghi, e comunque utilizzare la spiaggia per quel momento di relax o quella piccola e breve vacanza. Insomma, questa è la nostra intenzione. L'abbiamo messo in campo, sta funzionando discretamente bene, quindi ci saranno dei correttivi che metteremo in campo da qui a qualche giorno,
però siamo soddisfatti di quello che abbiamo messo in campo, soprattutto in considerazione del fatto che il Comune ha un esborso pari a zero, perché lei saprà benissimo che i comuni che hanno avuto questa, diciamo, tra virgolette, patata bollente di gestire queste spiagge libere pubbliche, non hanno euro, non hanno soldi, e quindi le casse, insomma, come sanno tutti, sono meno che zero, insomma. E si svolgerà domani la 364esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Presentato a Palazzo di Città, il programma dell'evento, che quest'anno si limiterà all'aspetto religioso. Vediamo. È in programma domani la 364esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. L'appuntamento, che occupa un posto speciale nel cuore dei Cavesi, ai tempi del Covid-19, si svolgerà in forma ridotta, limitandosi all'aspetto religioso, che in fin dei conti rappresenta l'essenza della manifestazione. L'evento, che si articolerà esclusivamente nella giornata di domani 18 giugno, giovedì dell'ottava del Corpus Domini, è stato accuratamente presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Palazzo di Città e che è stata caratterizzata dagli interventi del primo cittadino Vincenzo Servalli, del vice sindaco nonché assessore alla cultura Armando Lamberti e del presidente dell'ente Montecastello Mario Sparano. Nel dettaglio, alle ore 11 è prevista la Santa Messa, officiata dal castello, dall'arcivescovo della diocesi Amalfi Cava dei Tirreni, Monsignor Orazio Soricelli, che sarà seguita alle 12 da un'unica batteria di sparo. Alle 20:30 poi ci sarà l'adorazione eucaristica nella cappella e subito dopo la solenne benedizione dei torrioni dell'antico maniero. Il tutto sarà trasmesso in diretta da RTC Quarta Rete. Ci sarà la messa al castello. Solo per 40 persone. Le persone ci sono state dettate dal piano Covid e dal prefetto, che in effetti ha preso la stessa direttiva che si usa per le chiese. Ha misurato i metri quadrati e ci ha detto quante persone potevano stare nella chiesa. E poi chiaramente ci saranno 44 trombonieri che circonderanno il castello e che faranno la salva di spalle di mezzogiorno, proprio per dare il segno della tradizione. Chiaramente io ripeto ai cittadini cavesi: cercate di non salire sul monte, sennò potremmo bloccare l'intera manifestazione. Cioè la polizia, ragione per cui potremmo fare assembramento, significa bloccare la manifestazione. Poi la sera saliremo io, il sindaco e il vescovo in forma privata, nella cappella del castello, faremo l'adorazione sempre trasmessa in diretta dalla RTC, e chiaramente dopo di questo ci sarà la benedizione alla città. E alla fine ci sarà comunque un segnale, una cosa molto molto ridotta ovviamente, da parte di Matteo Bonfiglio, uno sparo che vuole essere anche un colpo, diciamo, che vuole essere un messaggio di speranza e di fiducia verso il futuro. E poi, come già anticipato, più avanti, quando avremo uno stato d'animo migliore, quando saremo ancora più lontani da un'emergenza sanitaria che non è passata definitivamente, questo lo voglio dire a tutti i nostri concittadini, anche se la condizione è fortemente migliorata e quindi possiamo, come dire, vivere una certa normalità ormai nelle nostre attività, e poi più avanti anche organizzeremo uno spettacolo di fuochi di artificio, ripeto, quando le condizioni lo consentiranno. Quindi la festa ci sarà e dovrà essere, io credo, mi auguro per tutti quanti noi, un momento di riflessione su questi tempi così difficili che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che, come dire, sono ancora davanti a noi, perché all'emergenza sanitaria si è affiancata una crisi economica, sociale ed occupazionale molto forte che dobbiamo affrontare con grande determinazione. Certamente, come dire, non sarà facile superare tutte le conseguenze di questa pandemia, ma la paura si sconfigge con la cultura e con la fede. Ecco, quindi allora l'importanza diciamo di questa modalità di svolgimento della festa, che accanto alla sobrietà però privilegia il valore, il significato della dimensione religiosa, io penso che aiuterà anche
anche noi tutti, tutta la nostra comunità, a guardare il futuro con maggiore speranza. Nel corso della conferenza, il presidente Sparano ha espresso grande rammarico in relazione al fatto che per la prima volta, da quando si rinnova l'atto di fede cavese, non ci sarà la storica processione eucaristica dalla chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata al castello, che solitamente precede la benedizione alla città. Non pare la processione, è un fatto per me grave perché non la facciamo dopo 364 anni. Vi ripeto, per me... è un grande rammarico non averle potuto, però ho fatto quello che potevo. Forse qualcuno ha detto, forse dovevi dirlo di prima alla popolazione per farla, però lo sapevano tutti che questa processione non sarebbe stata mai fatta. È ragione per cui io spero che il prossimo anno la riprenderemo e che sia molto più sentita di quello che chiaramente è sentita fino adesso. Un ultimo annuncio è che il Comitato Ente Montecastello si è rifondato, è diventato ente del terzo settore e a giorni faremo una costituente. Chiunque si sente di dare una mano all'ente con un castello, non gli piace questa gestione, la vuole cambiare, venga alla costituente, faccia sentire la sua voce e noi siamo aperti a tutti. Chiudiamo con lo sport. Nunzio Siani è il nuovo addetto stampa della Cavese Calcio. Siani, che sostituisce Lorenzo Anzaldi, è tra i fondatori del giornalino L'Aquilotto, in distribuzione allo stadio in occasione delle gare interne della Cavese, ed ha raccontato per molti anni le vicende sportive del club Aquilotto alla TV e anche alla radio, ed è un giornalista di punta di RTC Quarta Rete e di Radio Playtag. Tutto lo staff della nostra emittente formula a Nunzio Siani i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.